siamo, lo dico, fieri ed orgogliosi che abbia accettato il nostro invito. Susanna Tamaro. Ben arrivata. Grazie. Ben arrivata e grazie. Allora, quando si dice Susanna Tamaro, tutti gli artisti hanno... lasciano un marchio ed è va dove ti porta il cuore, no? Tradotto in quante... Che tra l'altro sono tra pochi giorni 25 anni. Te li porti benissimo, sì, i tuoi infatti. 25 anni di va dove ti porta il cuore. Tradotto in 46 lingue. 46 lingue, quindi... e torniamo alla bellezza, sapete, alla bellezza, all'amore, al senso più bello che si deve dare alla propria vita. E poi ci sono gli scrittori, come Susanna, che lo traducono nella maniera migliore. Poi c'è Il tuo sguardo illumina il mondo, edito da Solferino, un libro che sta andando benissimo. E quando dico questo, è oltre il concetto della vendita del libro. Che cos'è che rende questo libro bello, Susanna? Intanto ben arrivata. È un libro bello perché parla di cose di cui forse oggi ci si vergogna di parlare, o si parla poco, o si ha paura di parlare. Parla di una grande amicizia, parla della poesia, parla della malattia, della morte, ma di tutto ciò soprattutto che è eterno e che rende la nostra vita degna di essere vissuta. È un libro sulla delicatezza, sulla gentilezza, sulle cose intense e profonde che rendono unici i rapporti. Il rapporto è quello con Pierluigi Cappello. Siamo ad un anno dalla morte. E si è morto un anno e un po', sì, settembre l'anno scorso, ottobre l'anno scorso. E questo era lui, ed era questo poeta. Grande poeta. Grande poeta. Grande poeta, grande amico. Che cosa vi ha legato? Che cosa c'è in questo tuo sguardo che illumina il mondo? Ma noi ci siamo conosciuti pochi anni fa, in realtà. Io conoscevo le sue poesie, ma non personalmente. Ma quando ci siamo incontrati per la prima volta, esattamente a questo festival, è stata, come dire, una folgorazione. Sai, come quando incontri una persona e come se l'avessi conosciuta da sempre. Succede con i grandi amori, con le grandi amicizie, anche con i grandi cani, visto parlare, con tutti quei trasporti che hai per qualcuno che non immaginavi esistesse, poi lo vedi di colpo lì e sì, siamo fatti uno per l'altro, no? E non è solo un fatto di amicizia, cioè le anime si entrano in profondità di comunicazione. E noi avevamo la caratteristica, essendo lui un poeta e anch'io, di avere in fondo questa grande innocenza, di non avere maschere, di non avere costruzioni super, no? Per cui noi andiamo direttamente al cuore delle cose e alla verità delle cose nello stare insieme. Tu mantieni questa linea unica, in realtà, no? Se io penso a Per voce sola, poi non faccio tutta la lista, chiaramente, perché sembra che uno faccia la lista dei libri. Sono 25. Ecco, Susanna Tamaro. Beh, si legge Luisito. Susanna Tamaro si legge con passione, perché fatalmente quando leggiamo le tue pagine scopriamo che stai parlando di noi, e questa è la bellezza della lettura. Però questo è un libro in cui ciò che teneva, era impossibile tenere Pierluigi Cappello fermo, se non fisicamente, bloccato dalla sua condizione. Sì, lui aveva condizione. Avuto un incidente a 16 anni, il motorino, quelle cose purtroppo stupidissime. Certo. E dunque la sua vita, lui era un ragazzo bello, sportivo, simpatico, a fare pilota di aeroplani, e a 16 anni si è trovato per anni in ospedale, inchiodato tutta la vita in una sedia a rotelle, infatti è morto giovane. E dunque il suo fisico, il suo corpo era rimasto paralizzato, ma la sua mente no. E soprattutto la cosa che mi colpiva, e quello per cui ho anche voluto raccontare questa grande storia, questa grande amicizia, il fatto che secondo gli standard contemporanei la sua vita era una vita più o meno invivibile, no? Noi viviamo un'idea che la vita deve essere tutto al massimo, tutto perfetto, stare in ottima salute, e avere un benessere economico. La sua vita era esattamente l'opposto di tutto questo. Era una vita di grandi privazioni, privazioni fisiche, privazioni economiche, privazioni di tutto. Però lui aveva un'anima così grande che quel poco che aveva diventava una luce assoluta. Allora, e senti, questo... mi permetto di dirlo perché ho il piacere di conoscerti da tempo. Tu hai un'anima grande, Susanna. E in questo libro, ecco perché parlavo di qualcosa che ti blocca, e tu hai il coraggio e la forza di raccontare, cito, questa sindrome di Asperger, è così che si chiama, di cui parli per la prima volta. 60 anni, guai a chi te li possa dare, ma... di finzione senza essere un attore, che detta così può sembrare la Tamaro fingeva, la Tamaro ha recitato un ruolo, e invece no, questo
emerge dalle pagine di questo libro, che parla a un certo punto, anzi nel mentre come una treccia, di te. Cosa sono stati questi anni di finzione? Beh, io parlando appunto di Pierluigi e del suo limite, mi è venuto non era programmato, ma mi è venuto spontaneo parlare anche del mio limite, perché io soffro della sindrome di Asperger, dunque una sindrome autistica, e dunque per reggere il mio ruolo, ma da quando andavo a scuola fino adesso nel ruolo pubblico, ho fatto una fatica terribile, ho dovuto, non è finzione che sono sempre io, però ho dovuto sforzarmi di apparire normale, mentre io normale proprio da certi punti di vista non lo sono, dunque è stata una fatica terribile. Ed è un segno proprio della sindrome quello di avere un senso di spossatezza nella vita, proprio perché ti sforzi per essere accettato, per lavorare, di essere, ma non lo sei. Dunque non è uno sforzo di ipocrisia, ma uno sforzo di voler mettersi in dialogo con gli altri, ma non ce la fai. Quindi essere più, non so cosa, come chiamarle, viene presa per eccesso di timidezza? Sì, quando ero piccola non si sapeva che esistesse questa sindrome, dunque venivo calcolata come una bambina patologicamente timida. Poi come una bambina schizofrenica, con tante tante diagnosi, perché non si conosceva questa sindrome. Dunque per me è stata una liberazione sapere, perché poi come sai io sono una persona estremamente equilibrata, tu mi conosci, no? Sono una persona che non ha, dunque è un problema neurologico, non è un problema psicologico, e dunque è stata anche in qualche senso una liberazione, perché io adesso so quali sono i miei limiti e mi muovo in relazione ai miei limiti. Insomma, in un perimetro dove tu conosci... Che posso... In non dover andare oltre. Invece questo... finché non lo sapevo, mi sforzavo, mi sentivo in colpa, di come devo fare questo, mi sforzavo, non ce la faccio, ma devo farlo, non ce la faccio, devo farlo. Invece dico, se non ce la faccio, e non lo faccio. Ed è... merita un applauso tutto questo, me lo permettete? Perché a volte penso che sia... Ci ho pensato, leggendo questo libro, che a volte sia stata una forzatura anche chiamarti qui, ma in realtà... So che dove tu dici di sì, allora rientriamo in questo perimetro. A me piace perimetro. Molto comunicare con le persone, incontrare le persone. Chiunque mi incontra sa che io sono una persona molto curiosa, però purtroppo ho questo grande limite che alle volte mi costringe a ritirarmi. Il regalo ultimo della tua mamma, che è immenso e dall'altra parte apre una... o meglio, dà una chiave. Infatti perché appunto siccome non si sapeva che c'erano queste sindromi, mia madre tutta la vita mi diceva sempre intorno all'anno e mezzo, 2 anni sei completamente cambiata, che è proprio tipica della sindrome, no, tu diventi un altro bambino. E la cosa impressionante è che io non ho una foto di me da bambina in cui sorrido, mai, perché sono sempre stato, è una forma di autismo, dunque una forma di chiusura. E lei, non avendo i mezzi, che non c'erano quella volta i mezzi, era disperata, che non riusciva a comunicare in nessun modo. E lei è morta prima di sapere che avevo la sindrome, però mi ha lasciato questo bigliettino, no? In cui dicendo anche se non ti ho mai capita, ti ho voluto bene, no? Perché lei non era mai riuscita a entrare, no, nella cosa. È il messaggio dell'immensità delle madri, no? Anche esatto. Se non ti ho capita, cioè quindi non ti ho capita. Perché ero difficile, era come una fortezza, era impossibile entrare dentro, no? Dunque quell'altro non c'era i mesi, non si sapeva, non c'era, non si sentiva in cosa, era molto, molto complicato per un bambino così, un ragazzo così, no? Grandi sofferenze naturalmente, no? Però ecco, mi dispiace che non l'abbia saputo, perché sarebbe stata anche per lei una liberazione. Beh, lo sa. La sapace. Lo sa. Poi le mamme, ovunque le mamme si trovino, in qualsiasi luogo, non gli sfugge niente. Per questo sono madri. Allora, il mondo, io sorrido perché Susanna non si è messa quell'anello verde perché è seduta su una poltroncina verde, no? Perché sennò uno dice che chic, pazzesco, questa signora cambia, no? Però in quel verde io vedo tutto il tuo mondo. Che è sempre verde. Che è sempre verde, come l'erba. No. Tu hai costruito la tua casa, la tua grande casa, con un grande giardino. Si può chiamare giardino, anche se in realtà è un po' selvatico, bosco, non è molto curato. Ci tieni molto anche alla selvaticità. Sì. La naturalezza, no? Che ti attorna. Sì. Arriveremo ai tuoi animali tra poco, ma a me colpisce tanto, partiamo dagli animali più piccoli, che poi sono immensi, che sono le api. E sai, viviamo in un mondo, lo sai benissimo, guardatela qui, è meglio della Tamaro, quelle cose che io non farei mai, perché lei invece fa con una naturalezza assoluta. Tu hai costruito un microcosmo, macrocosmo intorno a te, che è fatto di rispetto per gli animali, per la natura. Le api sono in grande pericolo, grandissimo. E se muoiono le api muore il mondo, insomma. Assolutamente. E tu sei lì che hai... Come ti è venuta questa idea di costruire... Ma...
ho sempre avuto la passione degli insetti, le api mi hanno sempre affascinato, che affascinano tutti gli esseri umani le api, perché sono delle creature misteriose. Pensa che addirittura lo sciame è la cosa più simile al cervello umano. Pensate, se studiano alcune degenerazioni del cervello umano, lo studiano sullo sciame, perché lo sciame, con le comunicazioni tra le varie api, è come il rapporto neuronale, no? Dunque, tra noi e le api c'è un rapporto che non ci rendiamo neanche conto quanto profondo è. E il disagio delle api è anche il disagio nostro, secondo me, in questo momento. Siamo tutti fuori fase e le api risentono di questo scoordinamento. È un mondo meraviglioso in cui si continuano a scoprire cose, perché adesso con tutte le macchine più moderne scopriamo, grazie all'elettronica. Una volta si andava sull'osservazione naturale, guardavi le api e deducevi, no? Adesso, come diciamo, le mezzi scientifici, scopriamo delle cose veramente straordinarie. E io le ho in giardino da qualche anno, perché è un hobby naturalmente, no? Però mi dà una gran pace. In fondo tutti i monasteri avevano sempre le loro arnie, no? Una forma di meditazione, l'apicoltura. E anche io, ad esempio, che soffro di insonnia, quando stai con le api, a me mi è venuto a sbadigliare, perché questo rumore che fanno è come un suono così antico, così che ci appartiene, così un suono del mondo in qualche modo, perché tu ascolti questo rumore e ti rilassi, anche se loro sono delle creaturette minacciose. Tutto ciò che è minaccioso, se mal usato, se attaccato, se non rispettato, perché il senso è questo. Entro su questo tema, perché Susanna ha fatto benissimo, ha avuto la grazia e la forza di scriverne. Tra i tuoi tanti animali ci sono delle voliere che uno volentieri andrebbe a fare il passerotto, nel senso che no, c'è questa casa dedicata a tutti, ai pappagallini, ai passerotti, insomma animali in difficoltà, cani, gatti, cani. E la tua piccola Pimpi che è stata uccisa da una polpetta avvelenata. E la tua reazione è stata, come sempre, di profondissimo e decoroso dolore. Perché è un dolore. È un dolore terribile. Sì, la morte di un cane, di animale, di affezione è un dolore terribile, perché con loro non abbiamo parole, non abbiamo memoria delle parole, non abbiamo memoria di passati insieme, di progetti fatti. Noi abbiamo soltanto la comunicazione del cuore immediata con gli animali. Dunque, quando manca un nostro animale è come se venisse un'ombra sul cuore, proprio, no? Questo vuoto che non riesce a riempire con nulla, perché era solo la loro presenza che lo riempiva, no? Una tristezza terribile. Però siccome questa è l'ora solare, sì. E io penso, lei è già partita, perché Susanna è la prua di una nave, rompi ghiaccio nel periodo invernale. Anche perché il ghiaccio non ci sarebbe nel periodo estivo, ma no, nei ghiacci nel nord del mondo. E quindi tu sei già partita alla ricerca di un'altra Pimpi, certo, con la quale sederti sulla panchina, sì, a guardare il tramonto. Lei, ho messo un anno per trovarla, perché io prendo sempre cani usati, come dice mio amico, cioè cani del canile, no? Per cui per trovare un cane non è facile. Quando hai un canile, c'è 300-400 cani, devi trovare la tua anima gemella. Sì, sì. Ci vuole un po', ci vuole tempo, ci vuole... Lei, ho aspettato un anno e adesso ho cominciato naturalmente le ricerche, perché naturalmente ci sono quelli che dicono no, mai più, no, però si soffre sempre avere un cane, però sono pronta a risoffrire un'altra volta, perché bisogna sempre aperti a dare la speranza, no, sì, a tutte, sì, le, sì, a tutte, sì, le creature. Sì, è così, perché sennò per non soffrire non si fa nulla, non si vive, non si fa. Sono tanti che dicono no, il cane è morto, non voglio mai più soffrire, per carità. C'è quelli che hanno un unico cane, io mai più... No, invece io nei cani, se il mio 18°, 19° cane, e ne avrò, spero, fino alla fine dei miei giorni, perché magari poi ne prendi uno vecchiettissimo, però insomma sono abituata. E... Il tuo sguardo illumina il mondo, Susanna Tamaro. Qual è stata la tua ora solare? Ora solare è un momento proprio di felicità, così... Ma io ho tante ore solari. Solare? Mi sono espressa malissimo. No, la mia ora solare è stare con i cani, perché i cani, le api, la mia ora solare è stare in mezzo alla natura, con gli esseri, quindi far crescere le piante, l'orto, le rose, insomma io vivo di felicità, di ora solare nella natura, e questo mi dà la forza poi di affrontare anche l'ora solare con gli esseri umani, perché mi ricarico nella natura per poi condividere le mie cose con le persone, che penso che attraverso i miei libri tante persone hanno imparato, sì, a conoscere meglio loro stesse, sì, hanno fatto un cammino, incontro, adesso appunto sono 25 anni che è uscito Vale Porta al Cuore tra 3 giorni,
tu non sai quante persone io incontro e continuo a incontrare, che me ne parlano come se l'avessero letto 2 giorni fa, ieri, perché si ricordano, oppure che l'hanno riletto, lo rileggono, oppure la figlia adesso è grande, lo dà da leggere alla figlia, cioè un libro che va di generazione in generazione. È un po' un come dire, perché quando io ho scritto 25 libri, però tutti si ricordano solo quello, no? Quando è scritto un libro, però ne ho scritti tanti altri, no? Tra cui poi questo... No, incontro le persone e dico, ma quando scriverà un altro libro? Dico, ma veramente ne ho scritti altri 24, oltre vai di porta al cuore, però quello è rimasto, diciamo, la punta di diamante. E quello lo devi lasciare... Quello sta lì. E... Vi posso raccontare un mini gossip che vi spiega Susanna Tamaro? Lei lascia casa, esce e va al mercato e vede dei pappagallini che le volano sulla testa e dice, guarda, sono gialli come i pappagallini che ho io. Torna a casa, i pappagallini hanno fatto un buco nella rete. Secondo me, non per cercare la libertà e ritornare a casa, per seguirla. Secondo me, l'ora solare dei pappagallini è... Susanna è andata a fare la spesa, andiamo a vedere dov'è. Credo che sia questo. E spero che Luisito, questo lo dico come speranza, come lettrice, diventi un film. Perché ne avremo veramente bisogno di quella storia, raccontata anche al cinema. Ma tu queste cose le sai fare. Susanna Tamaro, grazie di essere stata con noi, grazie. E finestre spalancate, rientriamo tra poco, all'ora solare. Grazie.